Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come fare questa simulazione di scritta, appunto come avete visto nella preview. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Io ho aperto Premiere, ho importato questa clip di New York, una semplice clip, e la prima cosa che appunto andiamo a fare è quella di inserire un testo. Quindi clicchiamo qui dal pannello lo strumento testo, oppure semplicemente clicchiamo T sulla tastiera e ci aprirà lo strumento testo. Clicchiamo sulla nostra immagine, sul nostro video, e andiamo a inserire appunto il testo. Io nel mio caso scrivo New York. Vado ad aprire le opzioni di testo. Vado ad aumentare leggermente la dimensione, quindi lo porto su un 300 più o meno, lo vado a più o meno a centrare, anzi lo metto in una zona in cui si legga la scritta. Io direi di tenerlo qua sul mare, in questo modo. Vado ad allungare la clip del testo lunga come la sequenza video, ed ora andiamo appunto ad applicare questo effetto. Innanzitutto andiamo a fare un nuovo elemento e nuovo video trasparente 1920x1080, i fotogrammi in base al video che avete. Vado a mettere 25 fotogrammi per secondo, faccio ok, prendo il video trasparente e lo vado a importare sopra il video originale e alla scritta. Ora andiamo nel pannello degli effetti e andiamo a scrivere scrivici sopra, sotto a genera c'è appunto l'effetto scrivici sopra. Lo prendiamo, lo trasciniamo sul video trasparente, quindi quello più in alto, quello che siamo andati a fare. Qua di fianco, come vedete, ci appare il pannello relativo a scrivi sopra. Ora, se noi andiamo a ingrandire il pennello, come vedete, questo è il nostro pennello. Io adesso vado a cambiare il colore, in modo che sia più visibile. Ci portiamo all'inizio della nostra scritta, visto che la nostra simulazione appunto partirà da qui. Dobbiamo simulare una scritta, quindi partiamo dall'inizio. Quindi, in questo modo ci spostiamo e andiamo a posizionare da dove partiamo col pennello. Vado anche a ridurre il pennello, lo porto su un 30, magari 20 e poco, 30, e vado ad applicare il mio marcatore. Quindi in posizione pennello vado a cliccare, assicurandoci di essere appunto all'inizio della nostra clip, vado a cliccare su posizione. Ora vado a allargare un po' la nostra immagine così si vede meglio. Quello che dobbiamo andare a fare adesso semplicemente è spostarci coi fotogrammi in avanti. Io mi sposto di 10 fotogrammi, quindi se teniamo cliccato Shift sulla tastiera e ci spostiamo avanti con le frecce direzionali, come vedete ci va avanti di 5 fotogrammi alla volta. Io vado avanti di 10, dopodiché se noi clicchiamo sopra scrivi sopra, scusate il gioco di parole, vedete ci viene fuori il nostro tracciato. Semplicemente ci basterà prenderlo, trascinarlo in avanti in modo che ci faccia il nostro tratto. Come vedete, da qui ci ha portato qui, e questo dobbiamo farlo per tutta la lunghezza appunto della nostra scritta. Quindi vado avanti di altri 10 fotogrammi, 1, 2, sposto il mio tracciato più in avanti, e il lavoro che dobbiamo fare praticamente è questo qui: spostarci man mano di 5, 10, 15, 20 fotogrammi. Guardate voi, questo determina il tempo in cui apparirà la scritta, comunque si può sempre modificare in seguito. Vi spostate in avanti e man mano andate a spostare il vostro tracciato.
Bene, una volta finito il nostro risultato pressoché dovrà essere questo qui, come vedete, che segue tutto il nostro testo. La cosa importante è che ci assicuriamo che nessuna parte bianca della scritta appunto rimanga fuori dal nostro tracciato. Una volta fatto questo però dobbiamo andare ad applicare l'effetto vero e proprio. Adesso io riadatto al 100% la mia scritta, vado a scrivere negli effetti questa volta, andiamo a scrivere mascherino traccia, che lo troviamo appunto sotto gli effetti video tipo di trasparenza, quindi mascherino traccia, e lo andiamo a portare questa volta però nel livello della scritta. Quindi lo prendiamo, lo importiamo nel livello della scritta, andiamo a vedere che qua ci ha aperto appunto l'effetto mascherino traccia. Noi dobbiamo andare qui su mascherino, menu a tendine, dobbiamo andargli a dire video 3, che appunto sarebbe il nostro video trasparente dove abbiamo l'altro effetto. Bene, come vedete adesso la scritta è scomparsa, e se noi andiamo a fare play ci andrà a simulare appunto la scritta in base al tracciato che siamo andati a fare prima. Ovviamente se volete allungare o diminuire il tempo di durata della scritta, vi basterà tornare su il video trasparente dove siamo andati appunto a applicare l'effetto di scrivici sopra, e andare, come vedete qua ci sono tutti i marcatori, andare ad allargare o diminuire lo spazio fra i marcatori in modo da andare a allungare o diminuire la lunghezza del tempo. E niente, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto. Lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa, se avete domande o curiosità. Visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!